esemplificare un po' come funziona la legge di Lorenz considerando due situazioni. Allora, vedremo già probabilmente giovedì che un modo per creare una zona, io voglio discutere i casi in cui il campo A e il campo B siano uniformi oltre che statici. Statici cosa voglio dire? Che non cambiano la direzione. E voglio uniformi, vuol dire che in ogni punto dello spazio, in ogni punto dello spazio il vettore ha la stessa direzione allo stesso modo, ok? Allora vedremo probabilmente già giovedì che un modo per creare una zona dello spazio dove il campo elettrico è uniforme è di prendere due piastre parallele, spalmare in maniera uniforme la carica Q su una piastra e una carica uguale ma di segno opposto sull'altra piastra. Cioè immaginate di avere, che so, una vernice che è carica, vedete un secchio di vernice di carica positiva, e la dipingete su una piastra in maniera omogenea, in modo che questo sia sparpagliato uniformemente sull'area. Quindi questa piastra ha una certa area A. Poi prendete un secchio di carica negativa con lo stesso valore di densità, proprio di densità liquida, se volete, e la spalmate con lo stesso spessore di vernice sull'altra piastra. Quindi avete una certa quantità di carica Q qui e una carica meno Q sull'altra piastra. Sono due piastre parallele, ok? Così. Sono due piastre parallele. Queste non sono parallele, queste sono parallele. Ovviamente nella misura in cui questo riesco a tenerlo piatto. D'accordo? Capirete più scendiamo nei dettagli. È un approccio a spirale questo. Ritoccherò questi concetti. Voglio evidenziare come funziona la legge di Lorentz con una situazione di questo tipo, dove c'è è un problema di elettrostatica, non c'è il campo magnetico qua a sinistra della lavagna, c'è solo un campo elettrico, e il campo elettrico è uniforme. E immaginate che il campo elettrico sia orientato nella direzione X. Quindi in mezzo alle piastre, in questo volume qua, racchiuso dalle piastre, tra le piastre forse è meglio dire, perché non è racchiuso, perché le piastre... E il volume tra le piastre, il campo elettrico vedremo che sarà uniforme. Vi convincerò di questo tra qualche ora. Di nuovo, cosa vuol dire uniforme? Vuol dire che in ogni punto qua, in questo punto matematico, se questa è la freccia del campo elettrico, perché sto dicendo che va nella direzione del versore U di X, in quest'altro punto ha esattamente lo stesso valore. In questo punto qui ha lo stesso valore. In questo punto qui ha lo stesso valore. E in ogni punto dello spazio racchiuso tra queste due piastre, il campo elettrico è identico. Questo è così intendo per uniforme. Adesso il problema è questo. Il problema è questo. Che di nuovo è un problema che dovrebbe servire da ripasso. Immaginate che nell'istante iniziale t uguale a 0, la particella si trova qua. Questo sia l'origine. Guardate, ho messo gli assi x verso il basso, l'asse y l'ho disegnato in quella direzione, l'asse z se volete è fuori dalla lavagna. Vediamo un altro, x, y e z, ok? X, y, z, z esce dalla lavagna, d'accordo? Adesso, nell'istante iniziale, la velocità della particella sia questa grandezza qui, v0x u di x, dove questo è una certa costante, un certo numero di metri al secondo. Quindi io disegno la velocità iniziale, questa è la velocità iniziale. Cosa fa la particella? Cosa fa una persona? Dice, la particella intanto è dotata di massa, perché è un messaggio molto forte, che forse non ho detto abbastanza con enfasi, è che la carica elettrica non esiste senza materia, senza massa. Non esiste la carica elettrica disgiunta dalla massa. Le particelle che hanno massa hanno carica, hanno massa. L'elettrone ha una massa, il protone ha una massa, i quark hanno massa. Non esiste la carica senza la massa. Quindi qua c'è una particella dotata di carica e dotata di massa. E cos'è la massa? Sono settimane che dovreste essere in grado di rispondermi. Quindi questa particella ha una carica.
Ci sono due tipi di cariche. C'è la carica positiva e la carica negativa. Per il momento è Q. Poi decidiamo che segno dare. Se considerare un protone convenzionalmente di carica positiva o un elettrone di carica negativa. La convenzione positiva e negativa risale a Beniamino Franklin. Cosa fa la particella carica? Che traiettoria segue? Qua, scrivere la legge del moto integrata e ditemi la traiettoria. Domanda da 18. Cosa dice Newton? Newton dice MA uguale F. Ma F cos'è? In questo esercizio qui, la F c'è solo il campo elettrico in questo esercizio. Quindi il campo elettrico, la forza è questa. Quindi MA uguale F è la legge di Newton. La applichiamo a questo problema della forza di Lorentz. Quindi diventa MA uguale QE. Ma adesso la legge di Newton in realtà sono tre equazioni. Uno per la direzione X, uno per la direzione Y e uno per la direzione Z. Quindi nella direzione X io scrivo MAX uguale Q, la componente X del campo elettrico. Ma in questo esercizio la componente della X del campo elettrico è 0. Quindi in questo esercizio ho MAX uguale a Q è 0. Qual è l'equazione nella direzione Y? In questo esercizio non c'è una componente Y, perché in questo esercizio ho 0 nella direzione Y e ho 0 nella direzione Z. Quindi qua ho MAY uguale 0 e MAZ in questo esercizio MAZ uguale 0. Adesso voi che avete le accelerazioni, certo che avete l'accelerazione, l'accelerazione X è uguale a Q diviso M è 0, l'accelerazione Y è uguale a 0 e l'accelerazione Z è uguale a 0. Adesso integrate per avere la velocità. Cos'è la velocità? La velocità in un certo istante è la velocità all'inizio più l'integrale dell'accelerazione. Cominciamo dalla coordinata Z. Qual è la velocità Z in un istante generico? È uguale alla velocità Z nell'istante iniziale più l'integrale di AZ come funzione di T nell'intervallo da 0 al T che vi interessa. Ma questo è 0 perché l'accelerazione della direzione Z è 0 e la velocità iniziale nella direzione Z è 0 perché la velocità iniziale è solo nella direzione X. Questo qui ha più 0 nella direzione Y più 0 nella direzione Z. Quindi inizialmente la velocità è solo della direzione X, non ha una componente, anzi ho sbagliato per questo Y qua, attenzione, vedete l'errore che si nasconde nella fretta, track, track, perché non mi avete corretto? Ok? Quindi la direzione iniziale, la velocità iniziale nella direzione Y, la direzione X è per di qua, d'accordo? Guardate come sto facendo apposta a usare gli assi X, Y, Z in maniera strana, così dovete pensare. Certo che però c'è il rischio di sbagliare, no? Come io stesso ho appena fatto, dovete usare la testa. Quindi la velocità iniziale è nella direzione Y. E anche qua ho sbagliato. No, questo è corretto, ok. La velocità... qua devo fare X. Quindi la velocità iniziale è solo nella direzione Y, non ha una velocità iniziale nella direzione X e non ha una velocità iniziale nella direzione Z. Quindi qual è la velocità nella direzione Z in un istante qualsiasi? È 0, rimane 0, non aveva una velocità iniziale e rimarrà 0 perché l'accelerazione nella direzione Z è 0, d'accordo? Questo è banale. Cosa fa la componente Y? Cosa fa la velocità nella direzione Y? L'accelerazione è uguale a 0, la velocità nella direzione Y, nell'istante generica,
è uguale alla velocità nella direzione y dell'istante iniziale più l'eventuale contributo dell'integrale dell'accelerazione della direzione y pensata come funzione del tempo. Ma questo vale 0 perché la forza è solo nella direzione x verso il basso, ma questa qua è il valore iniziale, quindi questo è proprio uguale a v, come l'ho chiamato, 0y. 0y Quindi questo mi sta dicendo che la velocità nella direzione y non cambia, rimane il valore che aveva all'inizio. Cosa fa invece la componente x? La componente x della velocità è uguale alla velocità nella direzione x iniziale più l'integrale da 0 all'istante t dell'accelerazione nella direzione x pensata come funzione del tempo. Questo inizialmente vale 0, perché inizialmente la velocità è solo nella direzione y, invece l'accelerazione, l'integrando di questo integrale, non è 0. Questo quanto vale? Dov'è? Eccolo qua, q diviso m è 0. Quindi questa roba qua è q diviso m è 0. Ma questa roba qua non dipende dal tempo, quindi è ovvio che viene banalmente fuori dall'integrale, giusto? E cosa ottengo? Che la velocità nell'istante generico t, la velocità nella direzione x nell'istante generico t è uguale a q diviso m è 0 per t. D'accordo? Molto semplice. Abbiamo le velocità. Avendo le velocità, calcoliamo adesso le coordinate x, y e z. Cosa facciamo per farlo? Dobbiamo integrare. Dove scrivo? Partiamo dall'ultimo. Questo è più semplice. Siccome la velocità nella direzione z è 0, ed inizialmente dove la particella si trova? Si trova qua. Quindi la coordinata z nell'istante t è uguale alla coordinata z nell'istante iniziale più l'integrale della velocità nella direzione z pensata come funzione del tempo dall'istante 0 all'istante generico t. Ma questa è 0, questa è 0. Perché è 0? Perché è partito da questo punto che è l'origine, che è coordinate 0, 0, 0, è 0x, 0y e 0z. Quindi la coordinata z iniziale vale 0, l'integrando è identicamente 0. Perché l'integrando è 0? In ultima analisi, perché la velocità nella direzione x era 0 e non c'era un'accelerazione in direzione x. Perché non c'era un'accelerazione di x? Perché non c'era una forza nella direzione x. Perché non c'era una forza nella direzione x? Perché il campo elettrico è nella direzione... Ah, scusatemi, sto continuo a dire z. Continuo a dire x quando volevo dire z. Perché la velocità nella direzione z rimane 0? Perché non c'è un'accelerazione in direzione z. Perché non c'è? Perché non c'è una forza. Perché non c'è una forza? Perché il campo elettrico è solo nella direzione x. Mentre la catena, scusatemi se mi sono perso con i pensi, ma questi sono errori banali, dovreste essere in grado di capire da soli. Questo è identicamente 0, questo è 0, quindi la coordinata z è 0. Durante tutto il passare del tempo, questa particella rimane nella lavagna. Non esce dalla lavagna, ci siamo? Questo è banale. Perché non esce dalla lavagna? Perché la forza è per di là, se Q è positivo. La forza è nella lavagna, non c'è una forza fuori dalla lavagna che la farebbe accelerare e quindi uscire dalla lavagna. Rimane nella lavagna. Cosa fa la coordinata Y? La Y, questo gesto ormai è inutilizzabile, la Y nell'istante t è uguale alla Y iniziale. La Y iniziale quanto vale? Vale 0. Quindi questo vale inizialmente 0, perché sono io a aver messo la particella inizialmente qui, più l'integrale della velocità nella direzione Y pensata come funzione del tempo dall'istante 0 all'istante t generico. Ma la velocità nella direzione y quant'è? Venite qua e vedete che la velocità nell'istante generico t è uguale alla velocità nella direzione y iniziale. Quindi qua io metto
v0y. E quindi deduco che la posizione y, la coordinata y del tempo, è uguale a v0y per t. Quindi al passare del tempo la particella si sta, la coordinata y al passare del tempo aumenta linearmente col tempo. Ok? Cosa fa la coordinata x? Dove la scrivo? La scrivo qua. La coordinata x è uguale alla x iniziale. E cos'era questo? È 0, perché ho scelto io di farlo partire da qua, più l'integrale della velocità nella direzione x pensata come funzione del tempo, dall'istante iniziale all'istante generico. La velocità x è uguale a questa roba qua. Questo esce dall'integrale, vabbè, questo faccio presto a riscriverlo, a ridisegnarlo, ho disegnato troppo precocemente, mi sono dimenticato di dire cosa stavo facendo qua, ma visto che non l'ho fatto e mi serve spazio, rifarò questo disegno tra un attimo. Quindi questo è uguale a q diviso m e 0. Questo è l'integrale di t, quindi ho un mezzo t al quadrato, d'accordo? Che normalmente si scrive così, un mezzo q diviso m e 0 t quadro, va bene? Quindi vedete che la coordinata x sta cambiando quadraticamente nel tempo. La coordinata z rimane 0 e non cambia per niente, la coordinata y cresce linearmente nel tempo e la coordinata x, quello che ho disegnato verso il basso, sta cambiando quadraticamente nel tempo, va bene? Bene, se questo è il grafico di z in funzione del tempo, questo rimane, non fa un cazzo, però non fa niente. E questo è la y in funzione del tempo. La y cosa fa? Cresce linearmente. Cosa fa la x? Cresce quadraticamente. Grazie signori. Che traiettoria segue la particella? Cosa faccio? Guardo come la coordinata y è proporzionale al tempo, quindi potrei per esempio dire ok, io so quanto tempo è passato da t uguale a 0 semplicemente guardando quanto è cambiato la coordinata y. Se la coordinata y è cambiato il doppio vuol dire che è passato un intervallo doppio di tempo. Cioè l'orologio è semplicemente quando si è spostato in quello che ho di fatto disegnato orizzontale. Quindi posso invertire questo e dire che t è uguale a y diviso v0y. Ok? Poi prendo questo e lo metto qua. Quindi ho che x è funzione sì del tempo, ma il tempo posso pensarlo come una funzione di y. E quindi cosa ho? Ho un mezzo q diviso m è 0 per t quadro, e t è questa roba qua. Quindi ho y quadro diviso v0y al quadro. Quindi ho di fatto una funzione, e di nuovo io ho fatto x in funzione di y perché devo scuotere la vostra intelligenza. Ho fatto apposta a chiamare questa coordinata x quadro al quadro di y. Sarebbe troppo facile che fosse identico all'esercizio della forza peso, della parabola. Ho fatto apposta per cambiare, perché voi dovete capire il succo e non memorizzare i passaggi. Quindi posso esprimere la posizione x come funzione della coordinata y, perché in ultima analisi la coordinata y mi dice quanto tempo è passato.
quindi x è funzione del tempo, ma il tempo è direttamente proporzionale a y, quindi x è una funzione di y. E qual è la funzione? La scrivo in maniera un po' più intelligibile. Come vedete ho 1/2 q diviso m è 0 diviso v0y al quadrato y al quadro, e guardo questa roba qua e la chiamo, che so, a, ups, a y quadro. E vedete che ho una parabola dove il coefficiente che regola quanto la parabola è aperta è a, e vedete che se a è positivo, cos'è, come cos'è a? A è questa roba qui, track, guardate com'è fatta. A ha un segno algebrico. Da dove viene il segno algebrico? Dal fatto che le cariche, come ci insegna Franklin, Beniamino, possono essere due tipi, addirittura tre tipi, perché c'è anche la carica nulla. Se la carica è zero, cosa fa la particella? Va dritto! Non siete alcuna forza. Se la carica è positiva, allora la A è positiva. Quindi la parabola è così. Se la A è negativa, perché avete, attenzione, qua ho messo più Q qua su, e qua è meno Q, quindi il campo elettrico, guardate come sono, sono frecce verso il basso, sono frecce verso il basso, sono frecce verso il basso, le ho scritte io così. Quindi quando Q è positivo, cosa che, quando A è positivo, cosa che avviene quando Q è positivo? La parabola è così. Quando A è negativo, che succede quando la Q è negativa? La parabola è così. Notate un'altra cosa, che la parabola dipende non solo dalla carica, ma anche dalla massa. Questo rapporto Q su M è molto importante. Se voi prendete due particelle che hanno la stessa carica, ma masse diverse, stessa carica, ma masse diverse, faranno traiettorie, che sono parabole queste, diverse. Due particelle con la stessa carica, entrambe positive, ma una che ha una massa, che so, doppia o maggiore dell'altra, magari, aspettate, facciamo in blu, ecco, io adesso disegno la parabola di una particella carica positiva che ha una massa maggiore di questa, cosa succede? Guardate come è messa la massa là, la massa è nel denominatore, quindi se A è più grande, questo coefficiente A cos'è? Più piccolo. E quindi una parabola che ha una A più piccola, com'è? È più aperta. Quindi fa così. Sì? Una particella che ha una carica uguale, ma una massa più piccola, farà magari un colore diverso? Così. Stessa carica, diverse masse, la parabola è più o meno aperta. È molto stretta quando la massa è piccola. È più aperta la parabola quando la massa è grande, perché guardate dov'è la massa in questo coefficiente A. Come funziona la forza peso? La forza peso non funziona mica così. La forza peso, quando voi facevate l'esperimento della forza peso, che tutte le forze, la forza peso per un corpo era verso il basso, se voi lanciavate un pianoforte o un pistacchio con la stessa velocità iniziale, seguivano esattamente la stessa traiettoria. Perché? Perché nel caso della forza peso, la legge di Newton era MA uguale MG. E questo m erano, guarda caso, uguali, e quindi avevo che l'accelerazione era uguale sia per il pianoforte a coda sia per il pistacchio. Quindi il pianoforte a coda o il pisellino di pistacchio lanciati con la stessa velocità iniziale seguivano esattamente la stessa traiettoria. Invece qua, perché le cose sono diverse? Perché la legge di Newton è uguale a questo.
guardate l'analogia e la differenza tra queste due formule. Questa gioca lo stesso ruolo del campo elettrico, questo gioca lo stesso ruolo della carica elettrica. Infatti, come vi ho detto qualche lezione fa, i fisici amano chiamare questo la carica gravitazionale. Ma la carica elettrica non ha nulla a che fare con la massa, la massa inerziale. Invece la carica elettrica, carica gravitazionale è esattamente uguale alla massa inerziale. E quindi l'eguaglianza della carica gravitazionale, l'eguaglianza della carica gravitazionale, cioè quello che gioca lo stesso ruolo che la carica giocava qua, l'eguaglianza della carica gravitazionale con la massa inerziale fa sì che tutti i corpi avranno esattamente la stessa accelerazione. In particolare in questo esercizio era g u di x, g verso il basso. Invece il fatto che la carica elettrica non abbia nulla a che fare con la massa inerziale, nel senso che voi potete avere masse inerziali diverse con la stessa carica, vuol dire che l'accelerazione non è più uguale per tutti i corpi, ma dipende dal rapporto Q su M per il campo elettrico. Il campo elettrico è quello creato dalle piastre. La risposta della particella al campo elettrico dipende dal suo rapporto Q su M. Quindi in un certo senso i fisici possono fare una cosa del genere. Guardate, voglio che sia molto chiaro questo, molto chiaro. MA uguale a G, che è qualcosa di in qualche modo analogo al campo elettrico, per la carica gravitazionale. E chiamiamola, che so, gamma. Quindi deduco che l'accelerazione è uguale a gamma su mg. Guardate l'analogia tra queste formule. Poi sperimentalmente osservo che quando lancio oggetti di massa diversa sotto l'effetto della forza peso, noto che hanno esattamente la stessa accelerazione. Cosa concludo? Concludo sperimentalmente che gamma su m vale 1. D'accordo? Quindi in un certo senso è la forza di Lorentz che fa veramente saltare all'occhio l'importanza del concetto di massa. Perché se esistesse solo la forza peso, solo la gravità, il concetto di massa non avrebbe molta utilità. Perché tutti i corpi avrebbero esattamente la stessa accelerazione. Invece con la forza di Lorentz i corpi hanno una diversa accelerazione. Anche se hanno la stessa carica, hanno una diversa accelerazione. Per esempio, un elettrone mandato in questo campo qui, queste frecce bianche rappresentano il campo, un elettrone, forse è il caso di cancellare perché ho già compromesso questo. Cosa fa l'elettrone? Lui sale. Cosa fa il protone? Scende. Questa è la piastra, questa è la piastra. Deve essere chiaro che il campo elettrico l'ho orientato nella direzione verso il basso. Un elettrone mandato con una certa velocità farà. Un protone lanciato con la stessa velocità farà. Perché? Perché la massa, questa è una parabola, la massa del protone è quasi 2000, è 1800 se non sbaglio, 36, non mi ricordo mai, è circa 2000 volte quello dell'elettrone. Quindi, nello stesso campo elettrico, un elettrone devia in una direzione, il protone devia nell'altra. Cosa concludete? Che hanno carica opposta. Una va nella direzione del campo, una va nella direzione opposta del campo. Quindi deducete subito che hanno cariche opposte. Ma a parità di velocità di lancio, il protone è molto difficile farlo incurvare. Perché ha una massa inerziale che è quasi 2000 volte quella dell'elettrone. Vedete che questo è un ripasso, no? Anche della forza peso. Meditate su questo, mi raccomando, meditate. Proviamo un attimo a fare qualche considerazione sulla forza magnetica, quella parte della forza di Lorentz che è pertinente ai campi magnetici.
Alcuni di voi hanno mai sentito parlare del positrone? Positrone. Qualcuno, noi, siete ancora giovani, quindi i vostri genitori in teoria hanno meno di 50 anni. Meno di 60. Mi auguro che alcuni di voi non abbiano i genitori che si ammalino di cancro. Ahimè, la probabilità non è banale, Circa una persona su 5, 20% della popolazione si ammala di cancro. Uno su 5, 20% altissimo. Ragazzi, non siete immortali! Mettetelo in testa già adesso! Pure un vero uomo fa. Comunque c'è una tecnica diagnostica, non è di cura, c'è una tecnica diagnostica che non è di cura, di diagnostica, che si chiama la PET. Qualcuno la va a sentire nominare? Per cosa sta? Positron Electron Tomography, tomografia per emissione di positroni. Positron Emission Tomography, Positron Emission Tomography. Okay. Quello che fanno è che mettono un isotopo, ve lo iniettano in qualche modo, o ve lo fanno bere, o ve lo iniettano localmente, e siccome i cancri hanno un metabolismo molto accelerato, sono dei bevono sangue, hanno bisogno di energia. E allora voi mettete questo isotopo, un isotopo radioattivo nel corpo, e il cancro mangia un sacco di sangue, beve un sacco di sangue, quindi c'è un accumulo del radioisotopo là. Il radioisotopo cosa fa? Emette un positrone. Cazzo, non devo dire parolato. Cos'è un positrone? È un antielettrone. È un pezzo di antimateria, alla faccia di Dan Brown. Antimateria è un oggetto che ha esattamente la stessa massa dell'elettrone, ma ha la carica opposta. E cosa succede quando un antielettrone si avvicina troppo a un elettrone normale? Si distruggono. E quello che succede è che l'elettrone e il positrone va in contatto con un elettrone, il nostro corpo è pieno, no, di elettroni, il cancro in particolare, si distruggono a vicenda e creano due fotoni chiamati gamma, che sono quanti di luce, particelle di luce molto energetiche, e vanno in direzione opposta. Cioè, di fatto, quello che succede è, questo è il vostro elettrone, ecco il positrone in arrivo, quindi lui arriva perché c'è l'atomo col suo nucleo instabile, questo è l'isotopo. A un certo punto butta fuori un antielettrone. L'antielettrone cammina un po', non fa molta strada, fa frazione di millimetro, e trova, quando rallenta, perché lui è carico, quindi interagisce con la materia, con le cariche che ci sono, e cede energie, e rallenta, quando è quasi fermo, allora lui si avvicina a un elettrone e succede una specie di balletto mortale. Va così lento il positrone che riesce a essere per un attimo catturato dall'elettrone, che si avvicina così tanto che avviene la distruzione reciproca. E dove avviene la distruzione? Avete un fotone che va in una direzione e un fotone che va nell'altra, proprio diametralmente opposti. Suicidio, vanno in direzione opposta. Allora circondano il paziente con dei rivelatori che vedono l'arrivo del fotone, tac, vede l'arrivo del fotone, tac. I fotoni sono emessi nello stesso istante, ma dove poi loro, se sono emessi proprio al centro tra questo rivelatore e questo rivelatore, arriveranno simultaneamente.
Ma se è più vicino a questo, questo scatta prima, e la differenza dell'intervallo dello scatto riescono a ricostruire dove è messo. Se questo scatta prima, vuol dire che è più di qua. E quindi, a un certo momento, questi fotoni, uno di qua, 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 ta 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 ta, accumulano statistica e riescono a fare un'immagine di dove, dei punti dove sono emessi. E siccome è il cancro che è iperattivo e lui si è preso tutto quel domina l'emissione del gamma dal cancro, riescono a vedere la forma del cancro, lo localizzano, vedono quanto grande è, eccetera eccetera eccetera. Ok, quindi attenzione, il positrone, se voi la lanciate tra le piastre di prima, il positrone fa la traiettoria verso il basso, ha la stessa massa dell'elettrone, a differenza del protone che è molto più massiccio e quindi difficile farlo incurvare. Ok, campo magnetico, velocemente. Questi fotoni qua sono estremamente energetici, Sono l'energia di questo gamma è dell'ordine di... un electron volt sarà l'unità di misura con cui misuriamo l'energia nella seconda parte del corso. Fate presente che un electron volt è l'ordine di grandezza della luce che gli atomi e le molecole emettono normalmente. Ok? La luce che noi osserviamo adesso con i nostri occhi, che le nostre cellule dell'occhio percepiscono, hanno energie di un electron volt, ordine di grandezza. Questi qua hanno energie che sono 500.000 volte, ok? Sono raggi gamma. Va bene, allora, campo magnetico. Sto per parlare, silenzio, Questo è una calamità. Shh. La piegate. Potete acquistare delle calamite che sono fatte a forma di C. Se fate una zoomata di questo, avete il polo nord e il polo sud. Questa zona qua dentro è un modo per creare una zona, questo è un modo per creare un volume dove il campo B è abbastanza uniforme. È uniforme. Qua dentro, se state lontano dai bordi, c'è una zona dove il campo qua dentro è abbastanza uniforme. Cosa vuol dire? Che in questo punto io disegnerò una B così, e in questo punto disegnerò una freccia uguale, in questo punto una freccia uguale, in questo punto una freccia uguale. Quindi io voglio che il campo magnetico, il campo B, sia una cosa del genere. Dove questo che so è l'asse X. Ok? Poi vi spiegherò, vi racconterò un po' questo. Allora, faccio adesso un disegno nel piano trasverso, cioè questo è un piano e io voglio disegnarlo guardando, che so, in questa direzione. Questo rappresenta il mio occhio, scusatemi, questo rappresenta il mio occhio e io sto guardando per di qua. Quindi io ho le frecce che voglio che siano uscenti dalla lavagna, ok? Sto guardando in questa direzione e le frecce mi vengono in faccia. Quindi immagino che so che questa sia la mia zona, non so, circolare, perché magari questo qua ha la sezione circolare o rettangolare, non ha molta importanza. E qua disegno delle frecce che vengono verso di me, quindi l'asse X esce, va bene? E allora userò una convinzione che io avevo già accennato tempo fa, che le frecce che escono dalla lavagna saranno dei punti. Invece frecce che entrano nella lavagna saranno degli X. Vi ricordate? Ve l'ho già detto?
E il modo per ricordarlo è pensare a una freccia, proprio una freccia nel senso dell'arco e frecce. Quindi se voi avete, se questo è il piano e questa è la freccia con la punta e con le piume, guardando di qua voi vedete la punta, guardando di qua voi vedete le piume. Quindi questo rappresenta le piume e questo rappresenta la freccia. Questo è il modo in cui io me lo ricordo. Okay? Quindi io disegnerò, siccome voglio che il campo sia uguale in tutti i punti della lavagna, io rappresenterò l'uniformità del campo magnetico disegnando dei punti, perché sono frecce uscenti, li disegnerò, è una rappresentazione artistica che sto per fare, li disegno così, con punti abbastanza equidistanti, cioè il fatto di disegnare una specie di reticolo di punti è un mio modo per dire a voi che immaginate di avere un campo magnetico uniforme. Quindi sono punti equidistanti nello spazio ed è solo una resa artistica, eh? Non c'è niente di fisico qua, è solo un modo per mettervi in testa che io sto parlando di un campo B che esce dalla lavagna in maniera uniforme. Non c'è niente di fisico, è solo una rappresentazione artistica. Va bene? Allora immaginate che la particella si trovi qua, in un certo istante, e abbia una certa velocità in questa direzione. Quindi questa è la velocità e questa è la posizione. Immaginate che la particella, oltre ad avere una massa, ha anche una carica. E per fissare le idee, immaginate che la carica sia negativa. Negativa, è un elettrone che si muove nel piano, ok? Quindi, voi avete che la forza magnetica è QV prodotto V, ok? Quindi questo è l'asse X, la lavagna cosa sarà? Sarà il piano YZ se volete, eh? La lavagna è il piano YZ, dunque se X esce dalla lavagna, Y e Z, quindi Y deriva e Z verso l'alto, d'accordo? Quindi questo, se volete, è la direzione Y e questa è la direzione Z, giusto? Ok? X verso di voi, Y di là, Z verso l'alto, d'accordo? Quindi, in questo momento, la particella si trova, per esempio, nel piano, questa posizione qua, c'è Z uguale a 0, è sulla lavagna. Quindi la lavagna ha Z, scusatemi, ha X uguale a 0. Ok, questo è X uguale a 0. Questa è la lavagna, questa qua è la lavagna e voi state guardando, è chiaro? X uguale a 0, la lavagna. Questo signore ha una componente Z e una componente X. Ma la B cos'è? Che caldo! Devo stare attento perché sto scegliendo gli assi in maniera da confondere anche me stesso. Quindi questa è componente Y, Z, U di Z. Ha una componente 0 nella direzione X. Questa velocità che sta nella lavagna, quella freccia rossa è nella lavagna. Ed è questa freccia qui. In quanto nella lavagna ha 0 metri al secondo nella direzione perpendicolare alla lavagna, ha un certo numero di metri al secondo in quella direzione e ha un certo numero di metri al secondo in quella direzione. Chiaro? Finora? Sì? Ci siamo? Qual è il campo B? Il campo B è uguale a B0 U di X. Il campo B è perpendicolare alla lavagna. Qual è la forza? La forza, dove cosa scrivo? In bianco. La forza è uguale a Q V, quindi avrò
0, v y e vz. Non ha componente x la velocità. Ci siamo finora? Invece la b ha solo componente x, quindi qua ho b0, 0, 0. Quindi qual è la direzione della forza? Guardate, la forza ha una componente z? Punto di domanda? Perché no? O sì? No, la z ce l'ha, la z ce l'ha. Quindi è, facciamo in ordine, che è quello che voglio fare. No? Quindi, componente x ce l'ha? No. Componente y? Sì. E componente z? Sì. Guardate qua. Non ha una componente x, non ha una componente uscente dalla lavagna. Deve essere chiaro, lo sto facendo apposta usare l'orientazione degli assi per sfidarci a non perderci in un bicchiere d'acqua. Questa è la componente uscente, non ha niente, la forza non è uscente dalla lavagna, la forza rimane nella lavagna. Nella lavagna. Adesso, prima che scada l'ora, voglio ovviamente, ho 5 minuti, voglio almeno arrivare a un punto fermo. Voglio che voi disegnate con la freccia, usando, dovete disegnare una freccia a rappresentare la forza. Che direzione ha la forza? La carica è negativa, attenzione, la carica è negativa. Quindi la forza è indice, medio, pollice, poi dovete cambiare di segno perché la carica è negativa. Indice è la velocità. La B esce dalla lavagna, la B esce dalla lavagna, giusto? Quindi la forza è di là. Se la Q fosse stata positiva, era di qua. Se la Q era positiva, la forza era in questa direzione. Questa è la forza con la Q maggiore di 0, ma con una carica negativa ho una freccia che va in questa direzione. Questa è la forza se la carica fosse stata negativa. Cosa fa la particella? Se è positiva, lui farà una traiettoria, poi dovrò ovviamente riprendere dopo domani, farà una traiettoria circolare, così. Se la carica è negativa, farà una traiettoria circolare, così. Perché in ogni punto, guardate com'è fatta la forza. Silenzio, questo è il momento cruciale per non buttare questi minuti. Silenzio di tomba. Shh. La forza è il prodotto vettore, a parte Q, d'accordo, è il prodotto vettore tra la velocità e B. Quindi se io mi muovo e la B è di là, qual è la direzione della forza? V, B, e se io sono positivo, incurvo in quella direzione. La forza è sempre perpendicolare al piano individuato da V e B. Certo, V e B per individuare un piano devono essere storti. Se non sono storti, non individuano un piano, il prodotto vettore è zero. Ma non appena V e B sono storti, la forza è perpendicolare al piano. È a 90 gradi, sia rispetto a questo che rispetto a questo. Quindi, se io sono positivo e sto venendo verso di voi e il campo magnetico è verso l'alto, la mia velocità è così, il campo magnetico è verso l'alto e quindi io devio verso destra. Ma adesso, in un istante dopo, sono qua. Adesso vado in quella direzione, B è ancora di là, la forza è di là, divio di nuovo. Continuo a deviare perché ho una forza verso... Io faccio un cerchio. Ho una forza che è centripeta, è rivolta verso l'interno di una... Io faccio un cerchio e la forza è sempre rivolta verso l'interno della curva. Solo che se la particella è positiva, incurvo così. Se è negativo, incurvo di là. Infatti fu questo il modo in cui scoprirono il positrone. Se non sbaglio, nel 1932 c'era una particella che attraversò una camera a nebbia. Avete mai sentito parlare della camera a nebbia? È un dispositivo, casomai vi metterò dei link in rete, dove
create una situazione in cui l'aria all'interno di questa cosa è super saturo, è molto umido. E quando passa una particella, come un aereo che passa, crea una scia. La particella, quando passa, ionizza le molecole d'acqua e le molecole d'acqua diventano dei semi su cui si condensano altre molecole fino a vedere una scia visibile. Quindi voi avete la particella che lascia una scia, come l'aereo. Se poi c'è un campo magnetico, vedete l'aereo, la particella che si curva. E cosa incredibile è che le particelle, a seconda di quanto veloci vanno, lasciano scie più o meno importanti. Quando la particella è molto rapida, la scia è tenue. Quando è lenta, lascia una scia più importante. Allora cosa hanno fatto? Hanno messo un campo magnetico e hanno osservato una particella che lasciava una scia esattamente come quella che lascerebbe un elettrone. Curva, con un certo raggio di curvatura, in un dato campo magnetico, e lascia una scia. E dovrebbe essere un elettrone, ma curva nella direzione sbagliata.